Termina a reti inviolate il match tra Angri e Virtus Avellino, valido per la prima giornata di Coppa Italia di eccellenza. Pari, tutto sommato giusto, tenendo conto delle occasioni create dalle due compagini. Un buon rodaggio comunque per entrambe, sebbene i grigiorossi abbiano concluso il match con la duplice espulsione del capitano della femmina e del tecnico Criscuolo. La cronaca: Langri rinuncia in un sol colpo ai vari Lopetrone, Magliocca, Mejri e Adiletta. 4-4-1-1 per i grigiorossi con Siciliano a supporto di Merola in prima linea. Dall'altra parte, la giovanissima Virtus Avellino risponde con un 4-3-3. Subito un botta e risposta da Vella, conclude in modo sbilenco al settimo. Sul capovolgimento di fronte, meno di un minuto dopo, della femmina non sfrutta a dovere un errato disimpegno della difesa ospite. Al quarto d'ora Amabile rende noto di essere in giornata di grazia, chiudendo una ghiotta doppia chance per la Virtus. Poi il caldo inizia a farsi sentire e in zona tiro non c'è traccia delle due squadre fino alle ultime battute del primo tempo. Al 40esimo il portiere Parisi decolla letteralmente a deviare la pennellata di Siciliano all'incrocio dei pali, chiudendo di fatto la prima frazione. E nella ripresa tocca aspettare il 20esimo per il primo sussulto. Ripoli approfitta di uno scivolone di Volpe ma trova la saracinesca Amabile sulla sua strada. Parisi non è da meno del dirimpettaio. Al 27esimo esce basso su Delle Donne al termine di una rapida combinazione tra Della Femmina e Strianese. Intorno alla mezz'ora però saltano i nervi all'Angri a causa di qualche decisione dell'arbitro mal digerita. Capitan della Femmina rimedia due ammonizioni per protesta in pochi secondi al 30esimo e poco dopo tocca la stessa sorte al tecnico Enzo Criscuolo. La Virtus, pur arretrando notevolmente il baricentro, potrebbe approfittarne in rimessa, ma dalle parti di Amabile non si passa. Se ne accorgono Modano al 36esimo e Giorgio al 41esimo. L'ultimo brivido è opera della solita punizione di Siciliano, che sibila di un soffio accanto al 7 alla destra di un Immobile Parisi, ma c'è solo l'illusione del gol. Al triplice fischio il risultato sta bene a entrambe le squadre, ancora in fase di rodaggio, a 3 settimane dall'avvio del campionato. Per l'Angri ora una lunga pausa per gare ufficiali, grigiorossi in campo il 27 settembre prossimo, ospiti della temibile Audax Cervinara per il match che dovrebbe valere la qualificazione agli ottavi di finale.